È sempre un'emozione la scala di gioco a Osilo. Non è solo una gara di regolarità per auto e moto d'epoca. Ci dà l'opportunità di fare un tuffo nel passato motoristico, di incontrare vecchi amici che condividono la stessa passione e di festeggiare insieme al club federato ASI, il volante di Sassari, organizzatore della manifestazione, i tanti traguardi raggiunti in 25 anni di brillante attività. Anche nella 20ª edizione la scala di gioco a Osilo, targa Città di Sassari, trofeo Franco Di Suni, è stata come sempre ricca di eventi e sorprese a margine della gara organizzata dal sodalizio sassarese presieduto da Wanda Casula. Anche quest'anno all'interno della manifestazione c'è stato l'ormai tradizionale evento editoriale dedicato alla presentazione del numero 1 della nuova collana tascabile dei quaderni del volante, dedicato agli artigiani dell'automobile a Sassari. Il programma della gara di regolarità prevedeva il ritrovo dei circa 90 partecipanti sempre a Sassari in Piazza d'Italia per l'esposizione della vettura e per la mostra statica e dopo le operazioni preliminari la cena di gara nel prestigiosissimo circolo sassarese. La domenica mattina il ritrovo degli iscritti in Piazza d'Italia e dopo le prove di regolarità l'arrivo in Piazza San Valentino a Osilo e il pranzo nel rinomato ristorante Borgo degli Ulivi di Sorso. Per il secondo anno consecutivo alla gara di regolarità sono stati Luca Vinci e Patrizia Azzori su Alfa Romeo GT della scuderia Mirage. Con Wanda è sempre una festa perché è una grandissima organizzatrice, fa le cose sempre per il meglio e per far divertire tutti noi partecipanti. Organizzazione sempre impeccabile. Bene, come cronometrista abbiamo sempre la moglie che coadiuvante, sempre in gamba, sempre col sorriso tra le labbra. Com'è stata la giornata? Faticosa, in verità. Per me è sempre impegnativa perché ho sempre paura di rovinare tutto, quindi mi impegno, però è stato molto bello, interessante come al solito. Il podio è stato completato da due equipaggi del club Il Volante, Giovanni Saba e Marcello Lubiani su Fiat 500L, e Paolo Spiga con Carmela De Muru su Lancia Beta Moto e Carlo. Nella categoria Classic, vittoria per Gianfranco Argiolas, club Il Volante, su Peugeot 203. La post class... La post Classic è andata a Fenu Alicicco della E Sardegna a bordo di una Lancia Fulvia Coupé. La post vintage è stata vinta da Ireneo Carta con Uccio, club Il Volante, su una splendida Fiat 508 del 1935, mentre la categoria riservata alle moto è per Raimondo Pinna, sempre del club Il Volante, su Piaggio Vespa Ape. Trasportata a vicenda. Con che macchina avete partecipato? BMW. Modello? Del 71 BMW 381. Parla il proprietario. Che si chiama? Mele Martino. Di Sassari. Di Sassari. Cosa ne pensa del signor Mele Martino lei? Io bene, è un amico, un fratello.
La presidente dei club Il Volante di Sassari, Wanda Casula, pone come priorità di queste manifestazioni valori come l'amicizia. Innanzitutto vi ringrazio per aver partecipato alla 20ª edizione della Scala di Gioca Osilo. Qualcosa oggi non è andato bene, però è andato bene la vostra partecipazione, il vostro entusiasmo e il fatto che siete tanti mi onora. Come presidente mi fa piacere e vorrei fare un applauso a voi tutti. Grazie per essere venuti. Vorrei dirvi tante cose, ma sono particolarmente commossa perché la mia carriera di presidente è stata molto lunga e quest'anno il club ha compiuto 25 anni. Bene! E io sono molto orgogliosa di voi, so che questo non è merito di Wanda Casula, ma è merito tutto vostro. Grazie per essermi stata vicino. E grazie soprattutto a quei soci che hanno creduto in me e che ancora dimostrano l'affetto per il club Il Volante. Sentiamo il vicepresidente del club Il Volante, Gavino Terroso. 25 anni di successi, 25 anni nei quali abbiamo organizzato tante cose, non tralasciando sempre una parte relativa all'editoria di tutto ciò che abbiamo fatto, che è conservato nei nostri archivi e quindi a disposizione di chiunque ne voglia fare tesoro. Grazie.